Illustra Alberto Fedi, la precedente amministrazione aveva già sistemato la zona nord-est. Aveva preparato in collaborazione con il comando dei vigili urbani un progetto per un nuovo piano del traffico nella zona sud di Via Martiri della Libertà, da attuarsi dopo alcuni provvedimenti nella zona di Via Guazzini, Via Don Minzoni, congestionata dalle poste, carabinieri e scuole. La crisi economica di fatto ha bloccato lo sviluppo dell'area. Chiediamo al sindaco almeno la tracciatura dei parcheggi, un nuovo piano del traffico provvisorio. Nel prossimo bilancio siano previsti investimenti per incentivare la costruzione di strade e parcheggi. Mozione presentata dal gruppo consigliare centrodestra Luigi del Portale, progetto piano del traffico zona sud e via Marte della Libertà. Ministra e consigliere. Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale di Portale, ecco la mozione. Premesso che la precedente amministrazione ha attuato il piano del traffico nella zona nord-est del nostro paese e ha reso la circolazione più ordinata e sicura con la creazione di molti stalli e parcheggio e che aveva predisposto in collaborazione con il comando dei vigili urbani un progetto che prevedeva un nuovo piano del traffico nella zona sud di Via Martiri della Libertà, considerato che tale progetto doveva essere attuato dopo che fosse stata realizzata almeno la viabilità di collegamento tra Via Guazzini e Via Don Minzoni prevista al fine di una più organica e definitiva sistemazione della circolazione dell'area particolarmente congestionata nella zona delle poste e nelle vicinanze delle scuole negli orari di entrata e uscita, che la realizzazione di tale collegamento doveva essere eseguita dagli attuatori dei completamenti edilizi previsti in zona e la crisi economica non ha ancora permesso la realizzazione di tali interventi edilizi e che probabilmente non saranno realizzati in tempo breve. Visto che il traffico, specialmente nelle strade a più presenza di circolazione, anche a causa della limitata larghezza, difficile a causa delle auto parcheggiate lungo i due lati della strada e questo spando di marciapiede, il conseguente entraggio del traffico pedonale e nascita di disagi incontrollabili alle differenze rapide, che in talune fasce di orario c'è un traffico intenso dovuto anche alla presenza di strutture scolastiche, è particolarmente difficile raggiungere la sede dell'ufficio postale della caserma dei carabinieri e parcheggiare in quella zona anche a causa di una scelta infelice fatta in passato di collocarli in una strada senza sfondo. Preso atto che anche in assenza del suddetto collegamento tra via Guazzini e via Don Minzoni si rende necessario dal corso ad immediate modifiche del traffico in questa zona in modo da consentire all'utenza sia un più facile accesso all'ufficio postale che un miglior scorrimento del traffico, oltre ad aumentare in sicurezza il numero delle poste auto. Che il parcheggio di via Spontini, tra l'altro, è molto sporco, è spesso solo parzialmente sfruttato, in quanto l'assenza della tracciatura degli stalli di parcheggio facilita una sosta disordinata con conseguente diminuzione dei posti auto. Impegna il sindaco e la giunta a provvedere alla pulizia e alla tracciatura degli stalli di parcheggio del parcheggio di via Spontini, a attivare quanto prima, anche in assenza del nuovo collegamento viario tra via Guazzini e via Don Minzoni, il nuovo piano di traffico nella zona sud di via Martiri della Libertà, in modo da consentire all'utenza sia un più facile accesso all'ufficio postale che un miglior scorrimento del traffico, oltre ad aumentare in sicurezza il numero delle poste auto. A realizzare con risorse del comune, a provvedere e impegnare già nel prossimo bilancio di previsione, a scorporare dagli oneri a carico degli attuatori del comportamento edilizio previsti nella zona, almeno il collegamento viario tra via Guazzini e via Don Minzoni e relativi parcheggi come previsti dal vigente regolamento urbanistico, in modo da dare successivamente una più organica e definitiva sistemazione della circolazione dell'area sud di via Martiri della Libertà. Illustro questa mozione. I problemi posti e evidenziati in questa mozione non sono problemi che interessano solo i residenti,
ma interessano la larga maggioranza degli abitanti del nostro comune, in quanto tutti abbiamo bisogno di andare in posta oltre le barriere, e che tutti ci siamo trovati nell'ingorgo, nell'orario di uscita delle scuole, del mercato, e abbiamo toccato con mano il caos della zona dell'ufficio postale. Inoltre ritengo che sia necessario sfruttare in tutta la sua potenzialità il parcheggio di via Spontini, perché anche 2 o 3 posti macchina in più sono importanti, specialmente nell'orario di uscita delle scuole, nei giorni di mercato oppure quando è prevista qualche manifestazione in piazza. Per cui tracciare gli stadi di parcheggio eviterebbe una sosta disordinata che spesso riduce i posti macchina disponibili. Nella mozione chiedo, oltre alla segnatura degli stalli, una pulitura di questo parcheggio. È stato fatto, ringrazio l'amministrazione a nome dei residenti e mi auguro in futuro la sua pulizia sia programmata periodicamente. Chiedo inoltre di attivare quanto prima, anche in assenza del previsto, ma per ora irrealizzabile, collegamento viale e i relativi parcheggi tra via Guazzini e via Comunzoni, il nuovo piano di traffico nella zona sud a via Marte, in modo da consentire all'utenza sia un più facile accesso all'ufficio postale che un migliore scorrimento del traffico, oltre ad aumentare la sicurezza e non essere considerato. So benissimo che non è facile, visto le strade assolutamente strette, e che qualsiasi provvedimento che sarà adottato genererà degli scontenti, ma secondo me con un piano di traffico coraggioso e innovativo si può migliorare in modo sostanziale la situazione, non solo nella zona delle coste, che è il punto critico per eccellenza, ma anche nelle altre linee. Ripeto, ci vuole un piano coraggioso e innovativo per tutta la zona, da via Guazzini a via Pacinotti, fatto con la partecipazione dei residenti e per quanto riguarda via Volta, che è la zona con più esercizi commerciali, con il confronto con gli stessi commercianti, magari con il piano fatto e impostato in via sperimentale per alcuni mesi e poi decidere. Parzialmente il problema sarebbe già un passo avanti, risolverlo definitivamente sarebbe stato un dovere. Un dovere che però allo stato attuale mi sembra che sia stato ignorato, in quanto, come accennavo prima, dobbiamo prendere atto che la realizzazione della strada di collegamento tra via Guazzini e via Comunzoni per ora non sarà possibile averla, perché gli attuatori della zona difficilmente saranno in grado di iniziare i lavori. Per cui mi aspettavo che la realizzazione della stessa fosse prevista e finanziata a futuro scorporo degli oneri finanziari degli interventi edilizi previsti dall'amministrazione comunale e di conseguenza inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, vista l'importanza che per ricostruire nell'impianto di area della zona veramente di interesse pubblico. Per ora, ma ora, visto anche nella zona, anche in vista della probabile e quasi certa, speriamo di no, chiusura dell'ufficio postale di Torbiano, per le stesse identiche motivazioni per cui l'attuale vice sindaco e assessore alle zone pubblici d'ordine nel 2012, con un ordine del giorno presentato dal Consiglio Comunale, affermava e chiedeva che nel caso della chiusura degli uffici postali di Torbiano e Torbiano, le poste del capoluogo riceverebbero un afflusso di utenza assai superiore rispetto all'attuale, compito dell'amministrazione comunale sarebbe dunque quello di non dilazionare e di dare immediata attuazione ad una rinnovata viabilità con maggior numero di posti auto nella zona sud di via Marte della Libertà, così da risolvere la già critica situazione attuale e prevenirne anche un prevedibile peggioramento, e impegnava la Giunta dal corso ad immediate iniziative in merito all'aumento dei posti auto nella zona sud di via Marte tramite il piano del traffico, così da permettere all'utenza un agevole accesso all'ufficio sul quale convergerebbero i soggetti delle frazioni soggette alla gestione del proprio ufficio. Che colgo l'occasione anche ora per chiedere, visto se il Presidente mi permette, di chiedere al Sindaco e alla Giunta se sono state prese o se intendono prendere qualche iniziativa per scongiurare la chiusura dell'ufficio pubblico urbano. Allora, le motivazioni dell'allora consigliere Lugli
sono le stesse che oggi mi hanno spinto a presentare questa mozione, che spero sia accolta nella sua interezza, compresa la previsione, in assenza dell'intervento del privato, da parte dell'amministrazione comunale, di fare con risorse proprie e quindi modificare il piano triennale delle opere pubbliche in collegamento tra via Guazzini e via Don Minzoni. Per questo chiedo l'approvazione di questa mozione. Grazie. Interviene brevemente Lara Bilenchi. Sia tutelata la sicurezza dei cittadini e la loro salute. È la volta della consigliera di maggioranza, l'avvocato Ilenia Di Milita. La tracciatura, i parcheggi e altro deve essere valutata in considerazione che vi sono più urgenti interventi in altre parti del nostro territorio. Il nostro comune non è dotato del piano del traffico perché sotto i 30.000 abitanti. Non può prendere un impegno economico di tale portata. Una discussione su questa mozione, chi desidera intervenire? Consigliere Vieni. Sì, grazie Presidente. La mozione mi sembra chiara nei suoi presupposti e contenuti anche nelle richieste. Il nostro gruppo consigliare la condivide pienamente. Una regolamentazione, un nuovo piano del traffico della zona sud del paese è infatti urgente, anzi urgentissima, sia per questione di snellimento della mobilità che per questione di sicurezza della cittadinanza, in particolare di pedoni e ciclisti. Le problematiche esistono nella zona sud del paese, sono venute ancora più alla luce con la chiusura temporanea delle poste e quindi dell'indisponibilità dei seppur pochi parcheggi che erano disponibili davanti all'ufficio, con la conseguenza che la zona attinente è invasa da macchine parcheggiate su marciapiedi e sulle già strette areggiate a doppio senso, in cui già in condizioni normali il passaggio delle macchine è davvero pericoloso. La situazione quindi ad oggi è divenuta ancora più caotica e insostenibile, sia per i residenti che giustamente si lamentano, che per i cittadini che in macchina, piedi e bicicletta si trovano a passare in quelle zone che non sono assolutamente agibili, ad esempio da persone diversamente abili da bambino nel passeggino, che se passano da quelle zone lo fanno a loro rischio e pericolo. In definitiva, e per concludere, condividiamo quanto proposto dalla mozione, che non credo la stessa maggioranza avrà difficoltà ad approvare, visto che sono state spesse parole in questo senso dello stesso sindaco durante il Consiglio Comunale aperto. Quindi ci aspettiamo che essa venga approvata e che quanto richiesta venga attuato in tempi rapidissimi, visto che è in gioco anche la sicurezza dei cittadini. Abbiamo spesso sentito dire al sindaco la priorità del suo mandato e del ruolo urbano. Con tutto il rispetto, bisognerebbe invece cominciare a dare una priorità alla sicurezza, intesa come diritto alla salute dei cittadini. E anche questa è una questione di buonsenso, anche perché al momento in cui si ristrutturano gli edifici, prima si parte dal consolidamento delle fondamenta e solo dopo si ridipingono le facciate, anche perché poi si vuole il rischio che tutto si voglia. La ringrazio. Bene, grazie, vi desidero prendere la parola. Consigliera. Quello che viene proposto nella mozione che stiamo discutendo è di evidente tracciabilità concreta, in quanto i disagi legati alla viabilità della zona di cui stiamo parlando sono ben visibili a tutti. Mi soffermo in particolare sulle richieste formulate nell'impegna SIVA. Quanto alla prima valutazione, ovvero a provvedere alla pulizia del parcheggio sito in via Spontini, siamo sullo stesso ordine di idee. Fermo restando che l'amministrazione prende l'impegno, come già ha fatto, a fare in modo che venga mantenuto il parcheggio in modo decoroso, la richiesta di tracciatura degli stalli deve essere valutata in considerazione anche di ulteriori e più urgenti interventi che dovranno essere necessariamente effettuati al fine di una maggiore fruibilità di altre parti del nostro territorio. Per quanto attiene alla seconda impegnativa, occorre premettere che il nostro comune non è dotato di un piano del traffico, in quanto ciò non è previsto per i comuni sotto i 30.000 abitanti.
interpellati gli uffici competenti e il comando della Polizia Municipale, ci è stato confermato che sussiste invece uno studio intrapreso dai predetti soggetti che ha portato alla modifica della viabilità in altre zone del nostro Paese. Tali modifiche, in assenza di un piano del traffico, sono state apportate mediante atti di giunta specifici, senza che vi fosse un atto identificabile quale piano del traffico. Si deduce dunque che in assenza di un atto di questo tipo, che non sia possibile attuare una modifica della viabilità così come richiesto. Sarà competenza poi dell'amministrazione valutare ed eventualmente adottare, come detto inizialmente, che è già stato fatto con specifici atti di giunta, volte a modificare la viabilità in alcune zone del Paese. In merito alla seconda impegnativa, l'ente comunale non può provvedere ad attuare lo scorporo degli oneri di urbanizzazione perché in essere una convenzione decennale con scadenza al 2023. Come tale, la convenzione necessita, per la sua modifica, dell'accordo delle parti. Ad oggi l'amministrazione comunale non è in grado di prendere un impegno di spesa di tale portata. Si parla infatti di 400, siamo sull'ordine di questa cifra qui, cioè 465.000 euro per la realizzazione dell'intera opera, con oneri di urbanizzazione pari ad euro 55.000, cosicché la somma che dovrebbe essere sostenuta dall'ente comunale punterebbe a circa 400.000 euro, quindi si capiscono che le cifre sono effettivamente di una portata importante. Modificare oggi la convenzione non sarebbe vantaggioso e comunque necessiterebbe della comune volontà delle parti, ovvero dell'ente comunale e degli attuatori. Attendere il decorso della convenzione comporterebbe comunque un atto successivo di esproprio da parte dell'ente comunale, in quanto gli attuatori rimarrebbero comunque i proprietari della zona, il tutto con lunghe attese per il compimento delle procedure burocratiche. Sarebbe quindi auspicabile che gli attuatori provvedessero a realizzare le unità abitative previste e conseguentemente l'opera appunto venisse compiuta. Tuttavia ad oggi, come ben tutti sappiamo, gli stessi non stanno provvedendo in tal senso. Dunque si anticipa in merito alla mozione il nostro voto contrario, in quanto questa mozione il voto contrario che anticipo verso questa mozione è legato alla volontà dell'attuale amministrazione di fare un'attenta valutazione sullo studio da attuare e come arrivare a questo rispetto alle coperture economiche che si prospettano. Nel caso ci sono ancora interventi su questa mozione. L'assessore al bilancio, dottor Logli, saluta l'assemblea e in piedi inizia. Intervengo perché la mozione merita attenzione, come detto dalla consigliera Di Milta. La situazione è in stallo. Rimane un'ipotesi che rimane al vaglio di questa amministrazione. Interviene il sindaco Betti, ponendo il problema in evoluzione dalla presunta chiusura dell'ufficio postale di Tobiana. Ieri è arrivata dalle poste una lettera della chiusura dell'ufficio postale di Tobiana. Buona parte della viabilità è da tracciare. Se di replica, avevo previsto la risposta, ma non avevo previsto la mancanza di disponibilità di sistemare quella zona. Lei, assessore Logli, allora chiedeva che fosse sistemata quell'area e non avverrà, ma ripeto, è possibile sistemare quell'area. Sono profondamente deluso. Richiede la parola il dottor Logli per puntualizzare alcuni punti. Sembra che cerchi la polemica. Lunga pausa. Interviene la consigliera di opposizione del centrodestra, l'avvocato Martina Bruni. Non c'è la volontà politica di realizzare questo progetto. Lasciare progetti come via Facchinotti, che dalla regione non ha avuto nessun finanziamento. Ci risponde sempre, valuteremo. Fedi, cittadini, arrangiatevi. Betti, sono orgoglioso del progetto di via Facchinotti. Assessore Logli. Buonasera a tutti.
intervengo riguardo a questo punto, anche perché si tratta di una proposta che naturalmente merita attenzione e che tale deve ancora meritare agli occhi dell'amministrazione. Quella che è una valutazione da parte nostra riguarda anche una situazione che la consigliera Di Mitta ha descritto e che vede una situazione che potremmo definire di stallo in questa fase, richiamato a quelle che sono anche ipotesi dal sottoscritto convintamente fatte in passato. Le due questioni, ovvero quella del piano del traffico e quella delle infrastrutture, quindi della viabilità presente nella zona, si legano e sono indissolubilmente connesse. Non per nulla la richiesta che veniva fatta di un piano del traffico e che riguardava anche in coincidenza rispetto a quelli che erano i flussi nella zona per i servizi lì presenti, in particolare le poste, era dovuta anche all'imminenza annunciata dell'attuazione di quella opera. Di conseguenza, da parte del sottoscritto e del gruppo di cui facevo parte, veniva fatto presente come al momento della realizzazione di quel tratto fosse possibile procedere dunque a un piano del traffico che si rende realizzabile e ipotizzabile con una completa circolazione e viabilità in quell'area. Di conseguenza voglio dire che come questi due punti sono legati, dall'altro conviene da parte nostra, stante quella che è la programmazione attuale dell'ente e che comunque è modificabile e può essere soggetta a revisione, quello che è la nostra valutazione attuale e che è in attesa di quello che è un divenire della situazione, naturalmente l'ipotesi che voi proponete rimane un'ipotesi che non è da trascurare, che rimane al vaglio tra le opportunità a disposizione dell'amministrazione. Di conseguenza, quello che è il voto da parte nostra e la posizione riguardo all'argomento in oggetto rimane una valutazione riguardo allo stato attuale dell'arte e a una valutazione che poi dovrà essere naturalmente monitorata e riaggiornata riguardo al divenire di una situazione che attualmente non è ancora giunta ad un punto certo di evoluzione. Quindi da parte nostra rimane una valutazione complessiva e che comunque deve essere aggiornata e deve essere oggetto in futuro di nuova discussione nel caso in cui non si proceda nella direzione auspicata e che naturalmente vede la coincidenza su cui il sindaco immagino vorrà intervenire, che noi naturalmente vogliamo scongiurare in ogni modo una concentrazione ulteriore dei flussi nell'ufficio postale di Montale a causa della chiusura dell'ulteriore ufficio postale di Torbiano. La parola al sindaco, presidente del Vecchio. Sindaco Vitti. Intervengo in merito al problema che avremo di fronte nel prossimo breve periodo, perché ieri è arrivata da parte delle Poste Italiane una lettera all'amministrazione di Montale, ma alle tante altre amministrazioni coinvolte in questo taglio deciso in modo unilaterale da Poste Italiane. Oggi ho inviato una risposta di ferma. Noi siamo fortemente contrari a questa decisione assunta da Poste Italiane, specificando anche che noi abbiamo già avuto un taglio dell'ufficio, come giustamente ha detto il consigliere Chievi, nel 2012 abbiamo subito la chiusura dell'ufficio di Fognano. Ora si profila, o quantomeno Poste Italiane ha intenzione di tagliare ancora su questo fronte, chiudere anche uffici,
ho fatto presente tutta la vostra contrarietà, ci batteremo con ogni forza e con ogni mezzo, sono convinto di rappresentare tutto il Consiglio Comunale e tutta la cittadinanza rispetto a questa decisione, per cui con questa lettera ho espresso tutta la nostra volontà, e dicendo anche che l'ufficio di Torbiano è diventato un ufficio che ha dal punto di vista di utenza un'affluenza abbastanza notevole, anche perché sopperisce alla frazione di Fognano, ma sopperisce anche a tante volte a utenti di Montale che, visto la non facile accesso diciamo neanche all'ufficio di Montale per quanto riguarda la complessità di cose, vedete che c'è sempre una fila per fare un'operazione anche semplice, Torbiano sopperisce anche in parte a quella che è la mancanza su Montale. Per cui questa è la prima cosa. Ho risposto, domani uscirà anche un comunicato stampa e ho chiesto anche un incontro urgente con il responsabile del posto. Per cui fermamente pronti, convinti, e qui ci batteremo con ogni mezzo e ogni forza perché a questo non avvenga la chiusura dell'ufficio. Poi sulle altre cose abbiamo già discusso. Mi preme sottolineare una cosa per quanto riguarda la tracciatura e anche la segnaletica orizzontale. Come sa benissimo Fedi, il problema della segnaletica orizzontale montale ha bisogno davvero di mettere mano in larga parte a un rifacimento della segnaletica. Nel corso del 2015 provvederemo almeno in parte a quelli che sono i punti più urgenti, anche se di urgenza di sicurezza stradale sulla segnaletica è più urgente, però ci sono anche dei punti più strategici e nei quali sicuramente interverremo. È chiaro che siccome buona parte della viabilità è da tracciare e il lavoro è rimasto indietro tanto, tutto insieme lo so. Sappiamo benissimo che è una cosa importante, necessaria, però questo mi rispetto anche per il punto. Sicuramente sarà un impegno costante anche in questa direzione. Per quanto riguarda poi il discorso della viabilità a sud, hanno già risposto sia la consigliera sia l'assessore, per cui. Ci sono altri interventi su questa mozione? Allora questa replica di Ernatore, prego. Una breve replica è doverosa. Mi aspettavo la risposta circa la possibilità di fare con le strutture economiche il collegamento viario. Quella l'avevo prevista. Non avevo previsto assolutamente che si chiudesse la porta al fatto di sistemare la viabilità, di fare la viabilità in quella zona, perché in quella zona gravi in Africa tutto il comune in Montale ed è il Valle Coste, veramente è una cosa molto molto preoccupante e difficile da gestire, anche perché si può benissimo sistemare con buona spesa e migliorare la viabilità in quella zona. All'allora consigliere Lupi e ora assessore voglio ricordare che lei nel suo intervento della sua mozione del 2012 non faceva assolutamente cenno, quando chiedeva la sistemazione dell'area, all'apertura della strada, ma lei si riferiva allo stato attuale e chiedeva allora all'attuale amministrazione, all'allora amministrazione, di sistemare quell'area, di sistemare. La nostra risposta fu probabilmente aspettiamo, perché allora erano stati rilasciati permessi e tutto per la costruzione, aspettiamo che parta, che venga costruito l'asse viale nuovo e poi daremo in via ad una sistemazione definitiva della zona. Questo purtroppo non è avvenuto e non avverrà per ora, per cui almeno nella zona delle coste, ed è possibile farlo, ed è possibile farlo, e lo ripeto ancora, è possibile farlo,
di sistemare la, la viabilità e sicuramente migliorare quella, quella zona lì, perché ora è veramente preoccupante. Io tutte le, quasi tutte le mattine parto da casa e vado a comprare il giornale la, su di Germi, dai Torano. Forse viaggiando a macchina non ci, a piedi, non ci sarebbe conto, ma viaggiando, viaggiando a piedi, facendo quella strada a piedi, ci si rende conto delle difficoltà che hanno le persone, specialmente quelle più anziane di me, quelle più anziane che cominciano a essere anziane anch'io, a camminare, a fare quei percorsi. Per cui sono profondamente deluso, mi aspettavo che almeno la sistemazione con l'attuale viabilità fosse prevista e fatta. Mi manca la volontà e mi dispiace. È previsto lo secondo giro di interventi. Evitando naturalmente di far diventare la questione un battibecco, no, soprattutto per puntualizzare alcuni punti. Primo, magari un riferimento alla situazione di allora e anche a quello che era la puntualizzazione riguardo al problema parcheggi nell'area, derivava anche dalla volontà poi espressa dalla precedente amministrazione nel regolamento urbanistico di spostare quella che era un'area a parcheggio prima interamente più vicina alle poste ai carabinieri, spezzata in due parti, in parte a nord e in parte a sud, il che magari avrebbe agevolato ulteriormente quel problema che lei fece giustamente con così grande veemenza manifesta. Se così grande attenzione c'era anche all'epoca, magari era più opportuno scegliere il parcheggio, farlo interamente a nord delle abitazioni previste, quindi più vicino ai carabinieri e alle poste, piuttosto che spezzarlo in due ai lati delle abitazioni previste. Questo non è stato fatto, magari per valutazioni non così accentuate e attente nei confronti dei servizi che erano presenti in quell'area e sulla possibilità di parcheggio per usufruirne. Un fatto che accentua ulteriormente il problema attuale, lo voglio ricordare, è legato anche all'attuale al fatto che attualmente il parcheggio è occupato per i lavori di rifacimento della sede dell'ufficio postale di Montale, il che accentua ulteriormente il problema. E a corredo di questo voglio dire un ulteriore aspetto, ovvero che da parte nostra non è assolutamente arrivata una chiusura come lei ha espresso. Il sottoscritto si è espresso in questi termini, ovvero nel caso in cui si voglia procedere ad un piano del traffico propriamente inteso e si voglia mettere in mano alla viabilità, come per lui ho pronunciato l'aggettivo complessiva, è necessario avere una viabilità completa che veda la presenza anche del tratto di strada in questione, altrimenti gli interventi che possono e saranno oggetto di valutazione anche nel prossimo futuro riguardo la eventuale realizzabilità sono comunque interventi che non risolvono il problema complessivo dell'area e che comunque saranno interventi limitati a lenire quella che è una situazione che però necessita giustamente di una revisione complessiva. Quindi se questa era la puntualizzazione necessaria, spero che quella che è stata la sua chiave di lettura perlomeno risulti così una errata interpretazione di quanto è la nostra volontà, anche perché insomma vedere tutto, tutta questa attenzione e questa accentuazione riguardo al problema, riguardo al piano del traffico in questione, alla volontà di intervenire, viene anche da domandarsi fino a pochi mesi fa come mai non si è messo mano a questo tipo di intervento, forse perché si attendeva una soluzione che anche qui viene auspicata. Di conseguenza questa fretta e questa attenzione che viene posta venga dosata e venga valutata con la stessa attenzione, lo stesso scrupolo e la stessa anche attesa, fatemelo dire, che è stata portata avanti per 5 anni dalla precedente amministrazione. Altri interventi?
se poi c'è uno dei tuoi consiglieri, quindi lo stiamo fatto, ci sono altri gruppi consiglieri che possono intervenire. Prego, consigliera. Buonasera a tutti. Il consigliere Feli ha illustrato molto bene la nostra mozione, soprattutto in merito agli impegni contenuti. Mi sembrava una mozione molto semplice, una mozione molto chiara, altrettanto non posso dire della volontà di questa amministrazione, perché nelle parole dell'assessore Lolli mi sembra soltanto di aver recepito: cerchiamo di valutare, valuteremo, valutazione, però in concreto non si capisce se c'è o meno la volontà di fare un riordine di procedure. Scusi, dovrebbe uscire di lì, no? Scusi, per pazienza. Non può stare in mezzo a tutto da fare, scusi, è già parlato, pazienza. Chiedo scusa. Sì, dicevo che credo sia veramente urgente e una priorità continuare la riorganizzazione della sanità del nostro Paese sulla scia di quanto già attuato dalla precedente giunta Scafati, e come sottolinea la nostra mozione, nella parte di Paese dove è stata fatta la riorganizzazione, la circolazione più ordinata e sicura, oltre alla circostanza di aver realizzato molti stalli per i parcheggi. In sintesi, era questa la nostra richiesta. Mi pare di capire che il vice sindaco si impegna, valuta, cercherà di capire, di comprendere in una visione complessiva, come dice lui, di questo piano di traffico, però materialmente stasera non ha risposto e non ha detto se c'è la volontà politica di realizzare effettivamente questo progetto. Perché vi è una differenza sostanziale tra la parte di Montale riorganizzata e quella che ancora non ha avuto l'intervento. Sicuramente, come diceva il consigliere Feli, in termini di ordine e di viabilità più sicura. Le criticità che molto spesso, anzi quotidianamente, si presentano nella zona sud di Via Martiri devono imporre a questa giunta di intervenire senza indugio, magari lasciando da parte progetti che non apportano benefici al nostro territorio. E mi riferisco alla pista ciclabile di Via Pacinotti, che tra l'altro, se non erro, è piaciuta poco alla Regione, tant'è che non ha ottenuto alcun finanziamento. I cittadini manifestano questa esigenza di riordino, specialmente nella zona dove è ubicato l'ufficio postale. Anche gli operatori del commercio, non più tardi di sabato scorso, durante il Consiglio Comunale aperto a Villa Silea, hanno chiesto questo all'amministrazione: riordinate la zona sud di Via Marti. Mi auguravo, negli interessi del nostro Paese, che questa mozione non solo fosse approvata all'unanimità, ma che gli impegni contenuti fossero realizzati nel più breve tempo possibile. Ci è stato risposto: valuteremo, più o meno ci rispondete sempre, valuteremo, e quindi evidentemente ci sbagliavamo. Grazie. Dal regolamento è previsto ora, se la consigliera di Enti non si può intervenire, un altro intervento da parte del relatore o del voto della giunta. Quindi c'è questa possibilità del regolamento. No, soltanto Mi dice: al relatore o al componente della giunta può essere nuovamente concessa la parola dopo questo giorno, no? Per non più di 5 minuti, al relatore o al componente della giunta. Sì, quando la giunta è la giunta e presenta il provvedimento. Ma non è perché non voglio far parlare di non si capisce che non è il soltanto perché non si capisce il regolamento. Cioè, io sono un relatore che non fa parte della giunta. Certo. Se il relatore fa parte della giunta, è uno della giunta. Se lo presenta un assessore, è per questo che non è molto chiaro. Per me è stato però, possiamo dare approvazione per un chiarimento. Lei lo desidera quindi di intervenire, ok? Sì, però
io devo vivere per lui. Al Presidente di soltanto così informo la consigliera Bruni su un'opera che lei ritiene utile, io invece la ritengo utile, poter ripristinare via Facinotti, risistemarla, dargli il compimento e farla diventare anche una sede promiscua come c'è in tanti posti d'Europa, riciclabile e anche a velocità moderata. Noi abbiamo presentato il progetto alla Regione, ma siamo contenti, siamo stati messi tra le opere finanziabili. Per cui questo è il primo step e noi abbiamo chiesto l'80% delle opere finanziabili. Forse se avevamo chiesto il 30 o il 40, come altri comuni hanno fatto, avremmo avuto qualcosa. Ma visto anche le difficoltà economiche che ci sono, tanti comuni abbiamo chiesto l'80% e siamo stati ammessi tra i 50 comuni di un progetto finanziario. Sono contento di questo. A conclusione, se non vuole, 52. Comunque, concludo, il perché noi non si è fatto, e lo ripeto per la terza volta, è perché allora era previsto che partissero i lavori. Non sono partiti, dobbiamo prendere atto di questo e agire di conseguenza. Cioè, allora, praticamente la risposta è stata, noi per ora la zona delle poste rimane com'è, arrangiatevi cittadini, ma per ora è questa. Mentre ripeto, con un piccolo accorgimento probabilmente della zona, non dico che si sistema al 100%, ma migliora sicuramente e di molto la vivibilità e la funzione della zona. Per cui finisco e chiudo. Grazie. Grazie di molto, allora prego di nuovo. Consigliere favorevole, consigliere. Favorevole. Come già annunciato dalla consigliera Di Mita, il voto è contrario, però non appunto senza recepire lo spirito appunto della mozione stessa. Come ha anche detto Feli, mi aspettavo che appunto la questione dell'incarico in capo al comune rispetto alla spesa e quindi anche lo scorporo degli oneri a carico degli attuatori, che come ben ha detto Di Mita si aggirano intorno a 400.000 euro. Per quanto riguarda la risistemazione del piano del traffico, che comunque così non dovrebbe chiamarsi, perché anche appunto perché come è già stato detto non è previsto per il comune piccolo del nostro rispetto al centro di Via Marti, è già stato sottolineato il fatto che non c'è la volontà di arginare il problema non occupandosene, ma appunto valutando, e non capisco perché non debba essere comunque letto positivamente il fatto che questa giunta voglia valutare e voglia risolvere un problema che appunto è agli occhi di tutti. Comunque per quelle che sono le premesse contenute all'interno di questa mozione, ripeto, il voto è contrario. Grazie. Mette in votazione quindi la mozione di cui al punto 3. Favorevoli? 3. Contrari? 10. Consiglio non approvato.